Come vedete, sono tornato nella mia dimora. Ho raccolto sufficienti materiali per poter dedicarmi a migliorare questo ottimo attico. Probabilmente non ve l'avevo ancora fatto vedere dopo che ho cambiato la Exopack, quindi mi sono accorto che tutti i piani costruiti con materiali arenari, rossa, giallo e normale sono del bene. Quelli che ho costruito con il legno purtroppo non hanno un bel impatto visivo. Comunque, vi dico subito che oggi ho intenzione di dedicarmi ad allargare questo piano e a costruirne un altro. Quindi non parlerò molto. Vi lascio guardare come costruisco con un grazioso sottofondo musicale. Spero che vi piaccia e che possa agevolare la vostra cognizione della in realtà. Ok?
gotta say this isn't life. Because everybody else is saying it's more than that. Thank you.
Everybody's got to say this is a lie. Because everybody else is saying it's more than a lie. It's fucking midnight! Sorpresa, ho finito con la casa in spiaggia e adesso mi sto dedicando a costruire la casa nel campo fertile. Ho cercato non troppo distante da casa un posto dove costruire una fattoria. Ho scoperto una cosa interessante, questi blocchi di granito levigato, oltre ad essere molto utili per costruire, hanno un'altra peculiarità. C'è esploso un creeper sopra e ho scoperto che il blocco ha resistito all'esplosione. Questo significa che questi blocchi di granito sono resistenti alle esplosioni dei creeper. Questo mi ha illuminato e mi ha fatto capire che la casa me la faccio tutta in granito, così anche se un creeper dovesse esplodere vicino casa, non farà eccessivi danni. Magari romperà qualche finestra, facilmente sostituibile, qualche staccionata, facilmente sostituibile. Ma se mi avesse un buco in casa, in quel caso non sarebbe tanto facilmente sostituibile, specie se è di notte, perché esplodendo potrebbe portare con sé altri ospiti e mi troverei a dover combattere e non dormire. Per cui, ora che ho costruito questa bella base in granito, mi farò dei muri resistenti e poi metterò un tetto delle finestre. Con molta probabilità mi creerò anche una torre d'osservazione incassata alla casa in modo da essere una via di fuga nel caso spawnassero ospiti all'interno. Come potete notare ci sono molti alberi da caccia e ci sono mucche che pascolano tranquillamente. Per cui una volta che avrò cominciato a coltivare e avrò cominciato a raccogliere un po' di grano, non sarà per nulla difficile crearmi un ricollegamento di mucche. Speriamo che riesco a finire il tetto prima che cadi completamente la notte e che costruisco anche le finestre. Comunque è la prima volta che vengo in questa zona e non dovrebbero esserci troppi ospiti. I bai iniziano quando rimani più a lungo nello stesso posto, quindi non sarà una cattiva idea fare dei viaggetti ogni tanto in modo da calmare la tensione. Poi se qua incominciano a venire troppi stronzi, allora utilizzerò un sistema molto più diretto, e cioè li farò tutti fuori.
Cercherò anche di trovare dei cani o dei lupi e potranno essere utili come amici di compagnia e soprattutto mi potranno aiutare nella caccia agli stronzi. Ho visto in alcuni gameplay che i lupi inseguono gli scheletri scappano. Sarà divertente. Se però sta costruendo le finestre, però dovrei pensare anche a illuminare un po' la zona. Vabbè, un telefono qua metto qualche torcia in giro. Non prima di aver costruito un tetto, però. Ecco qua. Adesso si vede meglio. Penso che ne metterò altre. Naturalmente dovrò anche correggere le imperfezioni del tetto, ma per il momento mi basta che il tetto sia sicuro. Adesso andiamo a fare una bella cosa. Ecco qua. Carino. Magari ci metto l'altro strato di andesita più avanti. Andiamo ad illuminare. E ridefiniamo meglio il tetto. Penso che appena avrò fatto il rendering di questo video, lo posterò direttamente. Ok, è passata una notte lunga, l'ho tagliata per non farvi rimanere 10-20 minuti a me che stavo fermo al centro della stanza. Adesso mi posso dedicare alla raccolta di un po' di legna. Vediamo se lo riesco a beccare alle spalle. Ecco, visto? Non mi ha visto, non già stava esplodendo. Che c'hanno un sensore di prossimità, sti cosi? Acacia, bene. Pecore, meglio. È bene che adesso le pecore quando le ammazzi non ti danno solamente la lana, ma anche la carne. È utile. Così se le ammazzi è anche cibo. Prima nella vecchia versione non te lo davano il cibo. Era una miglioria comoda. Poi ho scoperto che la carne di pecora, essendo molto grassa, ti fornisce una grossa quantità di energia. Magari qua in zona che ci stanno un sacco di pecore, potrei mettermi a coltivare, potrei mettermi a creare un recinto e le allevo direttamente qua senza averle vicino. Perché avere troppi animali vicino a casa fanno un casino.
tengo, meno male che tengo l'impostazione che i versi degli animali neutrali sono, hanno il volume diminuito. No, perché in altri prove che ho fatto, gli animali vicino a casa, a volume normale, facevano un concerto che terrebbero sveglio anche un sordo. Ciao, bella. Dove scappi? Vieni qua. Una volta avrò finito di raccogliere sufficiente legno, inizierò a dedicarmi alla costruzione di un recinto per le vacche, per le galline. Ho intenzione anche di allevare qualche cavallo, almeno uno. Naturalmente per farlo dovrò aspettare di poter avere una sella. Ma ho il presentimento che troverò sicuramente qualche miniera da queste parti e così potrò gruppare la sella. Non c'ho fretta. Ho visto dei deserti più là, quindi potrebbe esserci qualche bella piramide, e di solito lì le piramidi, le selle si trovano, e anche le armature per i cavalli, quindi non ho fretta, tanto sono solamente il mio tredicesimo gameplay, quindi posso prenderla con calma. Una cosa è sicura, dove tengo questa fattoria mi darò molto da fare anche per crearmi una ricca miniera, e nel caso trovassi ossidiana ho intenzione di creare il portale per l'inferno. Ho voglia di riuscire a trovare pure io qualche vampo, sperando che mi troppino la virga. E una volta che avrò la virga potrò incominciare a dedicarmi anche alla distillazione di pozioni. Una cosa che ho intenzione di fare certamente, e nel punto dove mi trovo, è di crearmi anche un tempietto dove creare il banco degli incantesimi. Così incomincerò a castare magie per le armi. Visto che intendo di scavare, di minare, di tagliare molti alberi, spero di riuscire a droppare velocemente l'incantesimo efficienza. Quello è utilissimo, quando vuoi. Beh, almeno l'acqua non ho problemi. Carbone proprio a fior di pelle. Ma che visto che mi trovo, prendiamolo. Spero di trovare anche molti diamanti. Sì, no, le spade, piccoli di ferro, continuo a crearli, ne ho la possibilità, ho tanto ferro da parte, ma vorrei qualcosa di un poco più durevole e utile, per cui penso che mi metterò a caccia di diamanti. Tanto so che se scendo a una profondità di 11 sulla Y, dovrei tranquillamente trovare quello che mi serve, cioè diamanti, smeraldi, redstone e altre piccole cosucce belle. Sì, ogni tanto uso F3, non sempre, ma quando mi serve. Non credo che sia imbrogliare. È una forma, diciamo, di bussola elettronica che dice più o meno in che posizione rispetto al mondo che creato ti trovi. Per cui penso che sia utile. Lo usano tutti, per quale motivo dovrei sentirmi un imbroglione a usarla io. E soprattutto adesso che è stata migliorata, perché ti permette anche di vedere da quanti giorni stai. Da quanti giorni sei nato in questo mondo. Ma voglio andare a dare un'occhiata anche a questa piccola caverna, perché sono sicuro che ci sta qualcosa di interessante. E infatti, ah bene, ci sta più random, scusami, non volevo disturbarti.
Per il momento non ho intenzione di entrare in guerra con te. No. L'unica cosa negativa di questa versione è che adesso gli Enderman se ne vanno tranquillamente in giro di giorno e rompono tranquillamente. Tu dove cazzo ti sei messa? Esci, vattene. Devo creare una porta. E questi hanno la brutta abitudine di queste cose di entrarmi in casa, quindi è meglio creare velocemente una porta. Tengo un casino di roba e devo fare un po' di pulizia. Per il momento una porta di legno andrà bene, però alla prima occasione me ne faccio una d'acciaio. Già che ci sono, mi conviene crearmi una cassa, così mi sgombro un po' l'inventario da tutta la merda che c'ho. Creiamoci anche velocemente un letto dove lo piazzo. Penso che qua vada bene, ecco fatto. Magari più avanti mi farò un muro divisorio per separare la giorno a giorno dalla notte. Devo ancora finire di mettere a posto il tetto. Intanto cuociamo un po' di carne di pecora, un po' di coniglio e un po' di ferro. No. Stecchetti a non finire. Quelle grane che mi sono sbagliato. Ecco qua, nuovo procedimento per creare le staccionate. L'unico problema è che adesso ci vuole più legno di prima. E vabbè, piccoli sacrifici per un futuro migliore. Ecco fatto, e anche il cancello è a posto. Mattina, il sole splende, un buon pesciolino per colazione e la carne di pecora è stata cucinata, il coniglio è stato cucinato e il ferro è stato creato. Bene, bene. Ora che ho il ferro, vi faccio una pala. E magari potrei fare anche subito la porta, visto che ce l'ho il tempo. Non lo so, forse. Una cosa che ho notato è che il gameplay è durato già abbastanza tempo. Per cui finisco di mettere a posto queste altre due tre cazzatelle. Dopodiché penso che stacco. Come al solito, se il video vi è piaciuto, con licenzo. Se vi piace i video che sto facendo su questo canale con mio fratello, iscrivetevi.